Talvolta nella doccia l'acqua scorre con una piccola promessa di rinnovamento. L'occhiata verso il corpo in verticale, a scorgere il trattamento del tempo sui muscoli, sulle giunture, in verticale, una veloce ricognizione dell'usura. Non devo più fare niente. È piuttosto richiesto un leggero aggiustamento per la stagione, un potare di pensieri fino all'arte del profumo, acuendo in un'unica nota una musica troppo discorde, finché con chiarezza risuoni dalla parte che non si vede. Così debole che di per sé la pioggia non farebbe rumore, se non fosse per le auto che la pressano e la moltiplicano in microscopiche cascate all'incontrario. Tra il primo suono indistinto e il chiaro clamore che subito torna all'indistinto ricade una calda coperta di silenzio. Questo ritmo feroce di metallo e acqua che sembra non finire mai sta diventando una nenia, una ninna nanna. Il corpo si stende, si ferma, non sa che fare, attendere qualcosa o tagliar corto ed uscire. O se visto dalla parte della pioggia, entrare. Le paure si spostano più in là, ogni volta, come se fossero prolungamenti invisibili dei piedi. E ogni passo che aggira pesante o felpato rimanda di un poco con l'urto del sasso il vero inciampo. Le paure che avanzano sono tutte rivolte all'indietro. L'importante per loro è sempre negare alla via la sua uscita. Questa invece è la prima sezione dal titolo Il corpo e gli incastri. Il tema è quello della separazione. Il corpo ora è come se sapesse una lingua che nessuno parla, e anche la più raffinata espressione gli resta appiccicata come lettera morta. Muore infatti la lettera quando non fa parola, e tutto quel dire e ridire è comunque starsene zitti, in disparte. Non è solo abitudine che resta fuori dell'acqua, ma il respiro che va e non torna. Dunque, leggo le ultime interamente ideologico, si fa strada nel senso della sua identità, come indossando l'ovvietà di un abito, un detto, un modo antico di fare. Lo stile che ne consegue, aggredendo il verso, è l'effetto che la violenza del mondo e la sua propria hanno sulla parola che da tale forza è vinta. Lo stile è decisione, giudizio. Lo stile è pensiero.